La benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda anche su questo simbolo e porti a tutti gioia e pace. Siamo con Clemente Zarlinga, dunque una targa in bronzo che rimane a stabile memoria di questa data, una targa che è stata appunto benedetta poc'anzi dal Cardinale Sardi, che è stata creata da lei e poi fusa dalla Fonderia Marinelli. Allora parliamo proprio, diciamo, di come è composta, come è allestita e soprattutto quale messaggio contiene. Allora, il messaggio che contiene è quello di che è stata dedicata a Giovanni Paolo II, a 19 anni fa, oggi San Giovanni Paolo II. C'è lo stemma del Vaticano con la frase dice qui in questa piazza è stato Giovanni Paolo II e con la data di allora e con la data di oggi. Naturalmente ringraziamo la Fonderia Marinelli che è stata veramente grandissima a farci questo regalo di cuore. E naturalmente l'idea mi è venuta quando è stata rifatta la piazza e mi sono impegnato con l'impresa e ho trovato il tombino provvisorio e quindi... Sicuramente è particolare anche il discorso di mettere una targa commemorativa a terra. Normalmente le vediamo sui muri, però ecco, è un po' come segnare il percorso dove è stato il Papa, ma dove ogni anno passa anche l'andocciata. Sì. Qui sono stato io, dice il Papa, quindi... È una cosa importantissima anche perché il calpestio ricorda questo grandissimo evento. Ecco, diciamo, è proprio la terra, la piazza che è stata calcata da Sua Santità 19 anni fa, quasi 20 anni fa. Piazza Giovanni Paolo II, e oggi santo. Con Ornella e Mariano, di dove siete? Io sono di Pratasannita. Io di Caserta. Ecco, siete venuti qui proprio in occasione di questa tradizionale manifestazione. È vero, proprio per... loro mi hanno portato, io sono di Pratasannita e la conoscevano questa manifestazione e ci è piaciuta tantissimo, veramente. Quindi la prima volta? La primissima volta, infatti ci siamo fatti spiegare cosa significa indocciata, tutta la tradizione e ci è piaciuta tanto, veramente tanto. Bella davvero. Acrobati, ne valsa. Ecco, voi come avete saputo di questa bella tradizione molisana qui di Agnone? Vabbè, Pratasannita non dista poi tanto da Izernia e quindi da Agnone, sapevamo, poi pure anche su internet l'abbiamo saputo e ci siamo insomma venuti con piacere. Sì. All'anno prossimo. Senz'altro, certamente. Se si mantiene così questa manifestazione veniamo molto volentieri. Siamo con la signora Daniela. Di dov'è lei, signora? Di Roma. Come mai da queste parti? Qui vicino mio cognato che è di Schiavi. E quindi abbiamo saputo di questa manifestazione, siamo venuti a vederla. Ne hanno parlato molto bene, che era anche in onore di Giovanni Paolo II. Esattamente, e ha risposto alle sue aspettative? È stata straordinaria, veramente straordinaria. Non mi aspettavo una cosa del genere. Cioè, sentirne parlare e poi vederla è una cosa completamente diversa. Ha fatto molte foto? Sì, molte. E spero che siano riuscite perché si muovevano, poi giravano, quindi facevano... Ebbene, le foto le potrà rivedere a casa sua, mentre questa intervista, ma anche tutto lo speciale sull'andocciata, la potrà rivedere sul canale 749 di Telemolise proprio a Roma. Quindi lei a Roma mette sul 749 e si potrà appunto... rivedo. Esatto. Rivede, ma rivede anche tutta la manifestazione. Perfetto, grazie mille, gentilissimi. Allora, ed eccoci con un gruppo di Campomarino. Allora, com'è stata questa manifestazione storica e tradizionale? Iniziamo dal capofamiglia, va.
Per me è stata la prima volta a vederla di persona, l'ho vista sempre in televisione e mi è piaciuta moltissimo. Anche per lei prima volta? Sì, molto particolare, anche quando si raggruppavano e giravano in cerchio, era una cosa bella da vedere proprio. E adesso alle nostre spalle c'è il falò della Fratellanza, che va a concludere questa tradizionale fiaccolata fatta di fiamme e scoppietti, insomma una bella emozione. Sì, diciamo che come sembra che il fuoco deve ardere bene per portare tutto bene, mi sembra che sta ardendo molto bene, perciò... Buon auspicio, sembra essere... Sì, andrà, penso, per tutti. Vista anche tanta gente, penso che sarà un'emozione tantissimo stare qua e vedere tutto. Ed ecco, siamo con Angelo, lei di dov'è? Di Forci. Ed è venuto con la sua famiglia? Sì. Insieme a... come ti chiami? Il nome, Luigi. Almeno tu. Luigi. E il tuo fratellino? Francesco. Allora, com'è stata questo spettacolo di fiamme e scoppietti? È bello, veniamo tutti gli anni. Ah, quindi non è la prima volta? No. Vi porta addirittura a rientrare, a tornare? Sì, è parecchi anni che veniamo a vederlo. Ecco, cos'è la cosa più bella di tutta, diciamo, la manifestazione dall'inizio, quindi dalla sfilata fino poi al falò qui della Fratellanza? La discesa lungo il corso è la più bella. Voi venite qui direttamente, quindi venite dalla mattina oppure siete venuti per... In pomeriggio veniamo e aspettiamo che accendano... Queste falò, sì. A te sono piaciuti i fuochi? Sì. Beh, ha fatto sì almeno. E a te? Sì. Ebbene, con il falò della Fratellanza alle nostre spalle, che appunto si sta lentamente spegnendo, termina anche la nostra puntata di Viaggio in Molise in questa edizione speciale de L'Andocciata. Noi vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo che potrete seguire i nostri appuntamenti appunto di Viaggio in Molise su tutti i nostri canali, sui canali di approfondimento 212 Molise Mio, oppure sul canale 11 per il Molise, 96 per l'Abruzzo, per gli amici di Roma e Lazio 749. Vi ricordiamo di seguire appunto tutte le nostre puntate in queste edizioni speciali legate al Natale. Approfittiamo a questo punto anche per augurarvi buone feste da parte di tutta la redazione di Telemolise. Grazie per averci seguito.